Rieccoci per questo nostro nuovo appuntamento con il giornale in TV. Iniziamo purtroppo con una notizia che avevamo già dato nelle edizioni precedenti del nostro appuntamento, e cioè di quanto accaduto nelle Marche. Oggi sul Corriere della Sera leggiamo appunto Marche, una strage per la pioggia. L'alluvione, il dolore di Mattarella, che dice angosciante. Il Premier Draghi è andato nelle zone colpite, faremo il necessario. In poche ore un terzo delle precipitazioni di un anno. Intanto sono 10 le vittime e 3 i dispersi. L'accusa dei sindaci, il livello d'allerta era basso. Nessuno ci aveva avvertiti, indagano i PM, sì, perché la Procura comunque ha aperto un'inchiesta. Ecco qui sulla prima del Corriere della Sera la foto dei soccorsi, quindi si spala il fango nelle strade, il giorno dopo la strage, nelle Marche 10 morti e 3 dispersi. Ovviamente c'è tanto spazio anche all'interno del Corriere della Sera, che in prima pagina fa anche altri approfondimenti, che poi vengono approfonditi all'interno. Il racconto in viaggio nel fango che distrugge vite e paesi. La donna sopravvissuta a 8 anni, preso dall'onda, era in braccio alla madre. Poi mio marito e mio figlio morti per salvare l'auto, c'è quest'altra testimonianza. Poi l'esperto del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, le previsioni sbagliate, limiti dell'algoritmo. E poi ovviamente all'interno tanti approfondimenti. Poi Draghi, andiamo alle questioni che riguardano la politica nazionale. Draghi dice no ad altri mandati e sulle sanzioni critica la Lega. C'è chi parla ai russi, noi più forti di pupazzi prezzolati, dice appunto scrive appunto il Corriere della Sera. E anche su Gazzetta del Sud c'è appunto tanto spazio a quanto accaduto nelle Marche. Ecco qui un inferno d'acqua, 10 morti e 3 dispersi sulle colline marchigiane, interi paesi allagati, 200 sfollati, in mezza giornata un terzo della pioggia di un anno, l'allerta era gialla, 2 degli irreperibili sono minorenni. Terribile il bilancio, peraltro parziale, dell'ondata di maltempo di giovedì notte. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza e stanziato 5 milioni. Per gli esperti è stato un evento imprevedibile. Sulla prima di Gazzetta del Sud leggiamo anche aiuti ter, c'è il bonus di 150 euro per i redditi sotto i 20.000 euro, compresi i pensionati, nessun extra deficit. Il governo ha varato l'atteso provvedimento, 14 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese. Poi, tra il voto del 25 e il caro energie, rischio obiettivo di ribasso del rating. Latitante a Dubai, un infarto stronca l'armatore Amadeo Matagena, già deputato di Forza Italia e condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, morto di infarto a Dubai. Quarta dose. Ora serve accelerare. Il generale Battistini guida la task force contro il Covid, l'ex braccio destro di Figliuolo, necessario immunizzare gli over 60. Sbaglieremmo se pensassimo che il virus abbia smesso di circolare. Putin pronto a negoziare, anzi no, anche a Cina e India ribadisce, è Kiev che non vuole un confronto. A proposito di Orban, arringa della Meloni, l'Ungheria democratica, Letta e Conte all'attacco. Questo era su Gazzetta del Sud. Andiamo al Quotidiano del Sud, partendo dal dorso nazionale, l'altra voce dell'Italia.
l'importante eredità di Draghi, la fiducia degli italiani e del mondo. Poi ancora Meloni, voglio un sud libero, non ricattabile. Letta, serve il sud per fare ripartire il sistema paese. A confronto nelle interviste del Quotidiano del Sud, Giorgia Meloni e Gianni Letta. Decreto aiuti, altri 14 miliardi senza ricorrere a extra deficit, via libera dal Consiglio dei Ministri. Draghi, la nostra democrazia non si fa abbattere da pupazzi prezzolati. Il Movimento 5 Stelle ritrova la sua roccaforte, isperata nel mezzogiorno. La crisi ucraina, ora l'obiettivo è non umiliare Putin. Andiamo al Quotidiano del Sud, edizione Calabria, meno nascite, emigrazione e dispersione. La regione Calabria perde 5.162 studenti in un anno. I dati indicati dal segretario della FLC CGL, la FLC appunto è il sindacato, è il settore del sindacato delle scuole della CGL, Mimmo Denaro, andamento simile agli anni scorsi e in futuro ci sarà un peggioramento. Situazione più critica rispetto al resto del paese, quindi emigrazione e dispersione, insomma c'è una scuola in crisi per come titola il Quotidiano del Sud. Poi il Sud, secondo Enrico Letta e Giorgia Meloni, interviste ai leader di PD Fratelli d'Italia verso il voto, il governo intanto licenzia il decreto aiuti ter 14 miliardi senza scostamento di bilancio. Poi a Vibo Valentia, medici cubani, circa 50 le domande arrivate in regione. Poi il rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, medicina a Cosenza non è una buona scelta. Poi Irto, la criminalità va tenuta lontana dalla cosa pubblica, i diciottenni intervistano i candidati al Senato. Poi Conte a Reggio Calabria, reddito di cittadinanza, i parassiti sono i mafiosi. Poi la strage, dicevamo, delle Marche, il maltempo, piove dal cielo, 10 morti, poi l'addio, il lungo abbraccio al vescovo Nolè, crisi energetica, rincari su vetro e bollette, settore del vino a rischio. Allerta anche in Calabria, la protezione civile, prudenza massima senza allarmismi a proposito del maltempo. Operazione Reset di Cosenza, Munno lascia i domiciliari, deciso il divieto di dimora. Munno è un assessore appunto coinvolto nell'operazione Reset di Cosenza. Poi Catanzaro, carenza loculi, Fiorita corre ai ripari, illuminazioni d'ufficio. Poi Reggio Calabria, rifiuti incendiati, tre nei guai, in vista 2.800 sanzioni. Vibo Valentia, impianti sportivi, Tucci, bandi fermi da troppi mesi. A Crotone, ragazzi in difficoltà, fondi scolastici arrivati ma fermi. Poi sempre a Crotone, nuovo sbarco, accolti 411 profughi. Anche qui Amadeo Matacena è morto a Dubai, appunto colpito da infarto. Poi processo rinascita Scott, Luigi Mancuso fuori dal processo principale. Questo era sulle pagine del Quotidiano del Sud. Anche al Quotidiano del Sud ci sono approfondimenti per quanto riguarda la tragedia delle Marche. File chilometriche, leggiamo dal Quotidiano del Sud, file chilometriche e attese di 24 ore per appunto il feretro della regina Elisabetta. Truss incontrerà i leader mondiali a Londra per i funerali. Poi fondi russi, non ci sono partiti o esponenti italiani nel dossier dell'intelligence americana. C'è una morte sul lavoro ed è ancora più tragica, perché a morire intanto è un diciottenne che stava facendo uno stage di alternanza scuola-lavoro. Il giovane era impegnato in un progetto scuola-lavoro, schiacciato da una lastra, muore a 18 anni. Questa bruttissima, incredibile tragedia.
Poi andiamo ancora all'interno delle pagine del quotidiano del Sud, Guccione del PD, che chiede i dati sulle assunzioni dell'ultimo triennio. Parliamo di sanità, il debito non è solo doppie fatture, dice Guccione. Poi, a proposito di sanità, medici cubani, sono arrivate circa 50 domande, i dubbi degli addetti ai lavori dell'ASP di Vibo Valentia. Poi Catanzaro, sui contratti di specializzazione serve chiarezza, Alecci del PD presentata una interrogazione a Occhiuto. Il lungo abbraccio al vescovo Nolè, il sindaco Caruso, il sindaco di Cosenza Caruso ha proclamato il lutto cittadino, chiuso le scuole, camera ardente in cattedrale e poi i funerali. Chi è il traghettatore della diocesi Cosenza-Bisignano? Si tratta di Monsignor Giuseppe Piemontese, sarà amministratore apostolico della comunità. Poi anche qui, insomma, leggevamo. L'ex assessore di Rende appunto, ha lasciato gli arresti domiciliari, si tratta di Munno, cambia la misura cautelare anche per l'imprenditore Florio, poi ancora, leggevamo anche in prima, Mancuso fuori dal filone principale fuori dal filone principale del processo Rinascita Scott, poi delitto Covelli a Crotone. Annullata la condanna a 20 anni per Cardamone. Poi regione, attenzione al maltempo, c'è una regione Calabria in allerta, ma al bando ogni allarmismo, dice Costarella della Protezione Civile regionale. L'infiltrazione aumenta poco in Calabria, i dati pubblicati dall'Istat per l'Unione Consumatori e Maxi Stangata. A Reggio rincari del 7,6%, a Catanzaro del 7,5%, sono comunque i numeri più virtuosi. Poi anche qui l'approfondimento dove appunto in Calabria ci sono 5.162 alunni in meno. Un altro sbarco di profughi a Crotone, 411. Operazione basso profilo, Francesco Le Rose in libertà. Poi Cutro, il centro Tajani, ha esercitato diritto di critica, la giornalista querelata dal comune di Abbiategrasso. A Catanzaro tutti contro lo scippo di medicina, secondo il sindaco Fiorita sarà il tempo a stabilire chi ha danneggiato l'Università Magna Grecia di Catanzaro. E qui torniamo anche alla polemica che c'è stata e che c'è ancora in corso delle proposte del sindaco di Catanzaro di intitolare l'aeroporto di Lamezia, inserire anche il nome di Catanzaro, così come il sindaco Fiorita nel suo programma, oltre a cambiare il nome dell'aeroporto di Lamezia, inserire anche Catanzaro, anche quello di trasferire a Catanzaro parte degli studios cinematografici previsti a Lamezia, così come l'aula bunker di Lamezia, di trasferirla a Catanzaro. E qui appunto il campanilismo in questo caso è quello del sindaco Fiorita, che ora però accusa di campanilismo quelli di Cosenza per quanto riguarda l'università e la medicina, la facoltà di medicina. È il caso di dire che chi di campanilismo ferisce, poi di campanilismo perisce, insomma. A Lamezia c'è questo caso dei nidi comunali, appalti bloccati, no? Gli asilo nido che ancora non hanno riaperto, quelli comunali, vicinanza del sindacalista Lo Papa, è stata convocata l'assemblea delle lavoratrici che rischiano il posto di lavoro per questi ritardi, scrive il quotidiano del Sud. I genitori costretti a pagare asili privati, quindi ombre si addensano sull'appalto degli asili comunali per un valore di 7 milioni di euro, appunto, bloccato questo appalto dalla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria, che per ritardi addebitabili al comune di Lamezia Terme ha potuto nominare solo il 13 settembre scorso la commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara svolta per conto del comune di Lamezia, avente ad oggetto appunto l'appalto
del servizio di gestione degli asili nido comunale. Per questa questione ancora gli asili nido comunali non hanno riaperto e appunto i genitori sono costretti a pagare asili privati e le maestre di questi asilo nido comunali rischiano anche il posto di lavoro. A Lamezia sempre, la Lamezia Multiservizi annuncia che c'è l'acqua non potabile in vaste aree della città. Poi ci sono stati degli arresti, due arresti, coltivazione e detenzione di marijuana, due lametini ora sono stati costretti a restare appunto agli arresti domiciliari. Sono colti in flagrante durante l'operazione dei carabinieri. A Soveria Mannelli i volontari si offrono a proprie spese per sistemare i danni gratuitamente al tetto dell'ospedale di Soveria Mannelli perché è stato danneggiato dal maltempo da giugno scorso e questo fatto sta anche causando l'inutilizzazione delle alcune aree del pronto soccorso, ma anche delle sale operatorie dell'ospedale di Soveria Mannelli. Primo giorno di scuola al Piccolo Principe, quindi c'è stata anche questa cerimonia. Benvenuto a scuola ai bambini della scuola dell'infanzia prima, della scuola infanzia e primaria dell'edificio scolastico Maggiore Peri, il più grande della città. L'augurio del dirigente De Vita e delle autorità alla Maggiore Perri. Il primo giorno sono stati accolti in musica appunto questi giovani studenti. Poi a Pianopoli c'è molta attesa per il concerto dei Nomadi alla festa della Madonna dell'Addolorata, appunto c'è il concerto dei Nomadi a Pianopoli. Domenica 18 di settembre. A Gizzeria, inutili assunzioni, dice la minoranza, si è violato il buonsenso secondo PD e Officine delle Idee, gruppo consiliare. In pratica il Comune di Gizzeria ha provveduto a una dotazione organica dell'ufficio tecnico con tre nuove figure apicali e altri quattro geometri. Secondo la minoranza, queste persone, queste figure tecniche non si vedono nemmeno nei comuni superiori a 50.000 abitanti. All'interno sempre delle pagine del Quotidiano del Sud, andiamo al comune di Vibo, c'è un errore, atto revocato e scoppia il caso. La determina sui servizi di supporto all'autonomia degli alunni portatori di handicap. Scrugli, Vibo da vivere. Strano che venga rilevato oltre un mese dopo. Ora cosa avverrà? Poi, sempre all'ospedale di Vibo, gli angeli custodi dei medici, il lavoro spesso sotto traccia degli uomini della Sicultrasporto. Andiamo sempre a Vibo, tentato omicidio in due a processo. La vittima presa a calci, pugni e coltellate, salvata dall'intervento di personale di un bar. A Serra San Bruno, difendiamo il reddito di cittadinanza, lo ha detto Nicola Irto alla festa dell'unità di Serra San Bruno. Poi Filadelfia, la comunità le sta provando tutte. Una richiesta con allegata video preparata dai fedeli e inviata al Vescovo nostro, partecipate all'iniziativa per tentare di trattenere in città Don Antonio Mazzeo. Poi a Pizzo, violento scontro, moto furgone, impronio riservata il Centauro che è un 45enne di Lamezia Terme, Vincenzo Giampà, appunto, che era su questa moto ed è rimasto ferito. Poi a Tropea. La città mira a un altro riconoscimento, il borgo si candida per ottenere l'attestato plastic free. Andiamo sempre alle pagine dei quotidiani calabresi, la prima pagina di Gazzetta del Sud l'abbiamo già letta, c'è tanto spazio. Purtroppo alla tragedia delle Marche, poi torneremo ancora con il Quotidiano del Sud quando
concluderemo con lo sport. Dunque, diciamo, Gazzetta del Sud, segnale di fiducia da un'industria, sistema produttivo ancora vivo, l'analisi del rapporto 2022 sulle piccole e medie imprese. Poi Biennale dello Stretto, una sfida al futuro, leggiamo da Gazzetta del Sud, presentata la prima edizione della mostra internazionale di arte, architettura, paesaggio, scrittura, video e fotografia. Andiamo alle pagine interne di Gazzetta del Sud, andiamo a questa notizia che arriva da Catanzaro, giudice indagato dalla procura avrà il diritto al risarcimento, la decisione della Corte Costituzionale, la vicenda ha origine nel 2004 quando i PM perquisirono la casa di un magistrato reggino. E ancora all'interno delle pagine di Gazzetta del Sud, questa volta andiamo a Lamezia. Gli studios cinematografici prendono forma, lavori da ultimare in 2 anni. Entro il prossimo 5 ottobre le candidature per progettare la struttura. Previsti un teatro di prosa, un set anche all'aperto per le scenografie. L'obiettivo è creare un polo cinematografico che rilancia la Calabria. La spesa complessiva ammonta a 9 milioni di euro ed è finanziata dalla Calabria Film Commission. Frane e smottamenti nelle zone collinari, ok, ai primi interventi affidati i lavori di ripristino delle aree. Poi tombini da ripulire per evitare allagamenti, l'appello del consigliere comunale Gianturco. A Curinga c'è questa notizia, rubinetti a secco a Curinga, va trovata una soluzione. Il consigliere di opposizione si scaglia contro l'amministrazione, non ancora realizzati i pozzi promessi dall'ente, lo dice il consigliere di opposizione Tommaso Lorusso. Poi a Decollatura c'è attesa per la fiera che risale a 134 anni fa. A Conflenti riattivato il servizio scuolabus. Poi ancora sulla Lamezia, formazione e lavoro, incontro con i ragazzi del polo tecnologico, inizio dell'anno all'Istituto Rambaldi di Lamezia, Don Giacomo Panizza ha raccontato la storia del progetto Sud al polo tecnologico di Lamezia Terme. Andiamo sempre all'interno delle pagine di Gazzetta del Sud, Pizzo, l'opposizione scende in campo, basta proclami, è tempo di risposte. Questo appunto è l'intervento dell'opposizione consiliare del comune di Pizzo. Andiamo sempre a Gazzetta del Sud, c'è quest'altra notizia. Ecco qui, le indennità Covid saranno finalmente erogate in Calabria. Il Dipartimento Sanità emana il decreto che sblocca 22 milioni, i primi bonus agli operatori già nella mensilità di settembre. Questa è una buona notizia per gli infermieri Covid che da qualche giorno appunto stanno protestando non solo per appunto il mancato percepimento insomma, delle somme che gli spettano di diritto, ma anche perché a ottobre gli scadono i contratti. Poi andiamo allo sport, partendo sempre da Gazzetta del Sud, la regina prova a rimanere in volo. Poi ancora il Cosenza vuole rialzarsi a casa Bisoli e poi andiamo alla Serie D. C'è l'intervista a Pietro Infantino, allenatore. Infantino dice Lamezia, parliamo di Serie D, Lamezia costruito per la C, San Luca Vibonese è un derby da tripla. L'esperto allenatore presenta la prima giornata. Prima giornata che vede San Luca Vibonese, il primo derby appunto del girone I della Serie D, mentre il Lamezia giocherà in casa. Domenica 18 settembre alle 15 contro il Canicati. Questo è comunque il quadro completo della prima giornata del girone I della Serie D: Ragusa Catania, Trapani Marignanese, Lamezia Canicati, Acireale Cittanova, Licata Castrovillari, Santa Maria Cilento Locri, Real Aversa Paternò,
San Luca Vibonese, San Cataldese, città di Sant'Agata. Poi per la Vibonese, nessun colpo last minute per Rossoblu di Modica, perché il colpo last minute, nel senso che all'ultimo momento non c'è stato nessun nuovo acquisto per la Vibonese, all'ultimo momento del mercato, perché il mercato si è chiuso. Poi Catanzaro, Serie C, andiamo alla Serie C. Curcio con la Freccia è pronto a giocare dall'inizio, poi sempre l'altra di Serie C, Crotone, Scalpita Bove, Golemic non è al top. Catanzaro e Crotone, le due calabresi di Serie C che sono in testa insieme alla classifica, così come è in testa in classifica anche la Regina. Anche se momentaneamente c'è il Brescia in testa che ha battuto il Benevento, ma la Regina ora aspetta di giocare contro il Cittadella. Poi magari quando rivedremo in replica questo nostro appuntamento con i giornali TV, la partita ci sarà già stata. E andiamo anche alla Serie C sul quotidiano del Sud, Catanzaro avanti ma con giudizio, Crotone, Golemic resta in dubbio, Atletica Leggera, Corri Castrovillari, 7 titoli regionali e l'accesso ai campionati italiani. Questo era sullo sport del quotidiano del Sud. E per concludere il nostro appuntamento, come sempre, andiamo anche allo sport dei quotidiani a tiratura nazionale, il Corriere dello Sport. Eccoli qua, c'è appunto ancora tanta discussione sul VAR, poi la Lazio rimborsa i tifosi dopo il crollo in Danimarca, dopo appunto la sconfitta in Europa League per 5-1. Massimo Mauro a proposito del VAR dice: non rovinate la partita tra due grandi realtà, come appunto riferimento a Milan-Napoli. Mauro dice: chi sta al video intervenga solo se l'errore è oggettivo. Amo la squadra di Spalletti, gioco un calcio straordinario, Pioli guida un progetto vero. Coppa Davis di tennis, l'Italia alle finals, gli azzurri superano anche l'Argentina 2-1. Poi andiamo alla Juve in prima pagina, Allegri e Galliani, parliamo di Monza Juventus, incrocio a rischio, la Juve riparte a Monza, Max in emergenza, deve battere l'uomo che gli aprì le porte del grande calcio e lo difende a oltranza. Intanto il Lecce ottiene la prima vittoria avendo battuto per 2-1 la Salernitana in casa della Salernitana. Poi questo era sulle prime pagine del Corriere dello Sport. Stadio, c'è tanta discussione appunto per quanto riguarda il VAR. Poi andiamo all'interno delle pagine del Corriere dello Sport, c'è spazio per il Catanzaro. Il Catanzaro resta coi piedi per terra, 3 vittorie su 3, attacco atomico e difesa impenetrabile. Con il credito d'imposta la Serie C può respirare contro il caro energie. Poi tornando al Catanzaro, Vivarini, allenatore del Catanzaro, dice: io ho i migliori giocatori del mondo, ma il cammino è lungo, le nostre regole, umiltà e lavoro. Il tecnico si fida, dice conta stare su a marzo. Eh sì, perché in effetti il Catanzaro è partito veramente col piede giusto nel campionato di Serie C, è primo in classifica insieme all'altra calabrese Crotone. Poi andiamo al tennis, ecco qui, Little Davis viaggia in anticipo e alle finali, Berrettini facile, Sinner di carattere, battuta anche l'Argentina e ora c'è la Svezia, solo però per il primo posto, ma comunque le finali sono garantite. Berrettini facile contro Baez in 2 set, più gioco e meglio mi trovo, quindi più gioco e meglio mi trovo, dice Berrettini, che appunto c'è anche qualche dichiarazione di Sinner,
Ora andiamo a Malaga con una squadra fortissima, sia nei singolari che nel doppio. Berrettini dice tanti infortuni, colpa di un calendario troppo fitto, dice appunto Matteo Berrettini. Questo era appunto sullo Corriere dello Sport Stadio, con cui noi ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali TV, come sempre ogni giorno con voi sui nostri canali, canale digitale terrestre di STV Mare. Ricordo che potete seguirci anche sulle nostre pagine Facebook, STV, e sul nostro canale YouTube. Grazie per averci seguito fin qui. Da Pasqualino Lettura è tutto, arrivederci ai prossimi appuntamenti.